sempre insieme a te sarò, solo mai ti lascerò, sono nato rosso nero, da bandito morirò. Oh, e io canterò fino al novantesimo, che fatica che ti chiedo, forza Milan, faccio un gol, la curva su ti ama, tutta la settimana io penso solo a te, e rosso nero, unico grande amore, una grande passione che sta dentro di me, e io canterò fino al novantesimo, che fatica che ti chiedo, forza Milan, faccio un gol. Buongiorno ragazzi e bentornati nella casa del diavolo. Il tring è sempre presente, iscrizione, campanellina, pollice su per il tring e doppio pollice per il diavolo. Ragazzi, in descrizione vi lascio il link di Passione Maglie, cliccate sul link, andate su Instagram, andate a parlare in privato con Francesco. Usate il codice sconto TRINGA per fare il vostro ordine, i pagamenti sono alla consegna. Tute e magliette di tutte le squadre europee e mondiali, tutte di un'ottima fattura. Soprattutto ragazzi, se volete la divisa nuova del Milan, potete già trovarla. Allora ragazzi, ieri sera, odio Bergamo, odio Bergamo, odio Bergamo. Ieri sera l'Atalanta è uscita sconfitta dalla sfida finale di Coppa Italia. Le merde l'hanno vinta, ci dispiace, non ce ne frega un cazzo, non ce ne frega un cazzo. Potrebbe essere qualcosa a nostro favore? A nostro favore c'è che l'Atalanta ha giocato la partita, una partita molto dispendiosa, molto molto dispendiosa. L'Atalanta è una squadra che comunque ha fame, ha molta fame. Quanta ne ha il Milan? Ha molta fame anche l'Atalanta. Ne ha tanta il Milan, ma ne ha tanta anche l'Atalanta. L'Atalanta, il secondo posto dell'Atalanta sarebbe leggendario, non storico, leggendario. Per il Milan deve diventare una routine. Per il Milan le prime due posizioni devono diventare una routine, è una posizione che a noi ci compete da sempre, è una posizione che quest'anno per noi è il nostro scudetto, la seconda posizione, e l'ingresso in Champions League. È il nostro scudetto, è paragonabile alla vittoria dello scudetto delle altre merde di Milano. Vogliamo festeggiare, perché vogliamo festeggiare il nostro rientro in Europa. È una gara troppo, troppo, troppo importante, che andiamo ad affrontare con tutti i nostri effettivi. Con tutti i nostri effettivi, il Milan ha dimostrato di poter tranquillamente sopperire alla mancanza di Zlatan Ibrahimovic, soprattutto con le squadre come l'Atalanta. Le squadre che ci aggrediscono, che ci attaccano, riusciamo in qualche maniera a digerirle di più di quelle piccole che si chiudono come ha fatto il Cagliari. Perché il Cagliari ha giocato 90 minuti dietro la linea della palla, facendo due azioni che però sono risultate più pericolose di tutte quelle che abbiamo fatto noi. Dobbiamo essere incisivi sotto porta, dobbiamo fare la stessa prestazione che abbiamo fatto contro la Juve, perché se il Milan scende in campo come è sceso in campo contro la Juve, la partita la vinciamo, la partita la vinciamo. È nelle nostre corde, è nelle nostre corde, l'abbiamo dimostrato in tutta la stagione, che il Milan può battere chiunque. Può battere dal Manchester United all'ultima in classifica. Quindi non vedo perché questo pessimismo, anche se negli ultimi giorni ho visto la gente ricominciare a crederci un po' di più. Quindi ragazzi, veramente, cerchiamo di stare sul pezzo, cerchiamo di stare legati a questi colori, perché è molto importante anche per i giocatori essere legati a questi colori e sentire che il tifo rossonero è tutto dalla loro parte. Perché non scoraggiamoci, non scoraggiamoci e non scoraggiamoli. È l'ultimo passo, è l'ultimo passo. Dopo quest'ultimo passo tireremo tutte le nostre conclusioni. Dopo veramente, promessa che finito il campionato andremo a tirare tutte le nostre conclusioni e chi sarà incazzato sarà ascoltato. Ma adesso no, non è questo il momento. Oggi è il momento di stare tutti uniti, di stare tutti insieme per andare a raggiungere l'obiettivo. Un obiettivo che per noi è troppo, troppo importante. L'altro giorno in live dicevo una cosa, a me le dichiarazioni fatte da Paolo Maldini e anche Stefano Pioli non sono piaciute, ma non perché non è così, perché alla fine è così, alla fine non sarebbe un disastro non entrare in Champions, lo sarebbe per la stagione fatta, ma poi a livello economico non sarebbe un disastro perché comunque il Milan, nei piani del Milan, c'erano 2 o 3 anni di transizione, quindi
ci voleva del tempo in più. Il Milan ha bruciato le tappe, la squadra ha bruciato le tappe in questa stagione, però la proprietà sapeva, non c'era l'obbligo della Champions League. Però oggi bisogna metterlo, oggi bisogna metterlo perché per la stagione fatta bisogna creare delle pressioni ai giocatori, perché io sono convinto che creando pressioni ai giocatori, senza dare degli alibi, allora la squadra può essere sul pezzo. Non creiamo alibi, non creiamo alibi, noi tifosi non diamo alibi ai giocatori in questo momento. In questo momento l'obiettivo e il pensiero deve essere uno solo, andare in Champions League, possibilmente da secondi. Possibilmente da secondi, perché entrarci in un'altra posizione non è giusto per la stagione che ha fatto il Milan. Ragazzi, siamo stati 21 giornate primi in classifica, vorrà pur dire qualcosa. L'Atalanta è l'unica squadra che questa stagione non abbiamo battuto. Dobbiamo farlo, assolutamente nella partita più importante della stagione. Ragazzi, il video finisce qui. Stasera probabilmente saremo in live. Può darsi che sia da solo. Adesso vedo un po' lo zio Peter. Ragazzi, non continuate a fraintendere i miei video. Fra me e il Rasta, a livello umano e di amicizia, non è mai successo niente. Io e il Rasta non abbiamo mai litigato. Sicuramente per quanto riguarda il calcio, per quanto riguarda YouTube, potremmo anche non andare d'accordo. Ma a livello umano e di amicizia, io e il Rasta andiamo molto d'accordo. Il video di ieri non era per il Rasta. Il video di ieri non era neanche per nessuno che voi conoscete, o perlomeno conoscete la persona a cui era rivolto il video, ma non era neanche né Ale Stroppa, che non vedete più sul canale, né lo zio né il Rasta. Era nei confronti di un'altra persona che è venuto sul mio canale qualche volta e ha sfruttato questo qualche volta per farsi un minimo di immagine e farsi conoscere un pochettino. Io non sono contro nessuno, nessuna delle persone che è stata su questo canale, a parte questo personaggio che prima o poi saprete chi è. Vi voglio bene a tutti e sempre forza, vecchio cuore, rosso-nero. Ricordatevi che il Tringa non lo prende per il culo nessuno, nessuno, o perlomeno a me, se mi si dà della riconoscenza, allora è un discorso, ma quando si cerca di aggirare la mia intelligenza, allora mi dà fastidio. Siccome è stato fatto da una persona, non dalle persone che andranno su un canale, da una persona, allora mi dà fastidio. E questo video era rivolto a questa persona, un certo romano che parla di Milan, che a me non piace. Vi voglio bene a tutti e sempre forza, vecchio cuore, rosso-nero. Ciao. Interista diventi pazzo, sono 10 anni che non vinci un cazzo, in trasferta è troppo lontano, non ti muovi mai da Milano, non cantate, non caricate lo stadio, che cazzo fate, puoi gridarlo finché vuoi, ma Milano siamo noi. Oh.